Grazie Presidente. Allora, oggi noi crediamo che non sia più il tempo di dispensare né richieste né suggerimenti, quelle le troverete nella nostra risoluzione che abbiamo presentato in mattinata, perché abbiamo visto che in questi 7 mesi il vostro modo di governare è atto esclusivamente al salvataggio delle poltrone, non certo nell'interesse degli italiani, questo è chiaro. Quindi bisogna mettere in chiaro una cosa, che noi non abbiamo alcun rispetto per il suo inconcludente operato finora e nessuna fiducia per il suo governo. Questo deve essere chiaro. Noi chiediamo questo perché crediamo che il suo governo in realtà sia illegittimo e sovversivo. Illegittimo perché nessuno a febbraio ha votato per il governo Letta, Berlusconi, Alfano. E se il PD avesse detto che questo sarebbe stato il suo governo in campagna elettorale, probabilmente neanche lei stesso, in un estremo gesto di pudore, si sarebbe votata. E sovversivo, perché sappiamo che questo governo nasce nelle stanze della sua fondazione Vedrò, che nasce nel 2005 e annovera nella partecipazione personaggi come Alfano, il vice premier, il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, e ricordiamo che la sua fondazione è sponsorizzata da Autostrade per l'Italia. Mi chiedo se non c'è conflitto di interessi in questo caso, magari ce lo spieghi. Anche l'Europa parla di corruzione e conflitto di interessi, magari ce lo spieghi. Ricordo il ministro dell'Ambiente Orlando e ricordiamo che i sponsor della fondazione sono anche Enel ed Eni, cioè due aziende che dettano la politica estera e la politica ambientale di questo paese. Il ministro dell'Agricoltura Nunzia De Girolamo parte sempre della fondazione Vedrò e ricordiamo che tra gli sponsor abbiamo Nestlé e il gruppo Cremonini. Quindi questo è un conflitto di interessi puro e semplice. Inoltre aggiungiamo la Lorenzin e ovviamente il buon vecchio Matteo Renzi e il figlio di Giorgio Napolitano e tanti altri che non starò qui a dire. Vedrò è finanziata dalle lobby delle slot machine alle quali avete condonato almeno 2 miliardi di evasione fiscale. Esiste poi in questo quadro una società che si chiama Omnia Holding del deputato Colaninno, che oggi non vedo in aula, che controlla indirettamente Alitalia, che guarda caso il suo governo ha dato l'ok a salvare con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti. Cioè le piccole e medie imprese italiane non riescono ad avere 100 lire dalle banche e poi noi ci permettiamo di salvare Alitalia, un'azienda che perde 1,7 milioni di euro al giorno e noi la salviamo. Cioè praticamente salviamo i debiti dei privati con i soldi dei cittadini. Inoltre avete svenduto la rete Telecom, altro sponsor della Fondazione Vedrò, alla spagnola Telefonica. Nel suo recente viaggio in America lei ha dato la disponibilità a vendere le quote di mercato di Fincantieri Eterna, lo ha detto lei. Il 14 ottobre avete istituito l'agenzia Invim che il suo scopo sarebbe questo, di dismettere il patrimonio immobiliare italiano. Cioè vi state vendendo l'Italia, questo state facendo. E sostanzialmente qual è il risultato di questi sacrifici? Andiamo a leggere le statistiche. Le statistiche parlano di un italiano su 8 che è povero, al limite della soglia di povertà. La disoccupazione giovanile, come lei ha ricordato, supera il 40%. Il reddito pro capite è tornato ai livelli del 1997. Le piccole e medie imprese non accedono al credito perché i soldi che avete regalato alle banche vengono usati per fare speculazione sui titoli di Stato. Inoltre, le voglio mostrare un grafico che ci dice che da gennaio 2013 ad oggi abbiamo dato 50 miliardi di sostegno finanziario ai paesi dell'Unione. Allora spiegatemi meglio questo concetto, perché evidentemente io sono un cittadino, non l'ho capito bene. Cioè, quando i soldi bisogna darli alle banche private degli amici e all'Europa, i soldi si trovano sempre. Quando servono per risolvere i problemi dei cittadini, i soldi non si trovano mai. Ma che politica è questa? Cioè, che politica stiamo facendo? E questi sono dati Banca d'Italia, non è che me li invento io, il grillino di turno. E non ce ne laviamo le mani come dei Pilato qualunque, perché il governo del sicario Monti è stato sostenuto da tutti voi qui dentro, gente che qui dentro fa finta di combattere l'IMU, la TARES, la Service Tax e tutte le nuove tasse dai nomi impronunciabili, TISE, TARI, sembrano quasi delle malattie, che avete voi istituito. Cioè, questa gente è la stessa che ha votato quei provvedimenti, sono qui dentro, e gli stessi che li combattono, cioè quelli che hanno causato i problemi ai cittadini sono gli stessi che dovrebbero risolverli, ma almeno abbiamo la decenza di non prenderci in giro, cioè almeno questo. E dopo la pantomima
che avete fatto lei e Berlusconi, il fiducia, non fiducia, lei ha dichiarato un ventennio è finito, ancora balle, perché mi spieghi come è possibile allora che la legge di stabilità sia atterrata prima a Bruxelles, alla Commissione Europea, senza neanche passare per Roma. Allora licenziamo i ministri, licenziamo il Parlamento, faccia lei il ducetto tecnocrate, almeno risparmiamo tempo e soldi. Questa potrebbe essere una proposta. Per capire che nessun ventennio in realtà è finito, basta leggere la risposta alla minaccia giustissima dello sciopero da parte dei lavoratori che lei ha dato. Leggo testualmente: bisogna far capire chi comanda, in prima, in seconda e in terza battuta. Allora glielo diciamo noi chi comanda. I cittadini comandano in prima battuta, i cittadini comandano in seconda battuta e i cittadini comandano in terza battuta. Lei è esecutivo e deve eseguire ciò che vogliono i cittadini, non quello che ci dice l'Europa o altri per noi. E le assicuro che i cittadini non vogliono vendere l'Italia, questo è certo. Lei pose degli obiettivi il 29 aprile, il giorno dell'insediamento del suo governo, glieli rammento, magari li ha dimenticati. Ridurre le tasse sul lavoro, non mi risulta. Rinuncia all'inasprimento dell'IVA, aumentata non meno di 2 settimane fa. Reddito minimo per i bisognosi, nessuna misura ci risulta oggi in atto. Risolvere il problema esodati, purtroppo ancora fermi al palo. Più lavoro alle donne, abolizione finanziamento pubblico ai partiti e province, abbiamo approvato una legge truffa pochi giorni fa. Riforma elettorale auspicando un ritorno al Mattarellum, addirittura lei si spinse per auspicare il ritorno al Mattarellum. Abbiamo votato in aula questo provvedimento e lei ha votato al contrario. Quindi la sua credibilità è zero. Lei in Europa non ci può rappresentare. Inoltre disse anche che i sacrifici non dovevano farli sempre i soliti noti, ma a noi sembra il contrario. Allora sono passati 7 mesi da allora e neanche uno degli obiettivi è stato raggiunto. Se avessimo ancora un Presidente della Repubblica veramente super partes, l'avrebbe già destituita dal suo incarico. Quindi alla luce di tutto questo, io dico che ha sbagliato il mio collega. Mi fa piacere che lei ride, però purtroppo le persone sono poco credibili, ridono giustamente. Io direi che alla luce di quello che abbiamo detto in questa sede, il mio collega Villarosa ha sbagliato a chiamarla bugiardo, è vero. E ha sbagliato anche il mio collega Fraccaro a chiamarvi ladri. Perché la realtà è che il suo governo ha svenduto quest'Italia per 30 denari, quindi l'unico appellativo che meritate è quello di Giuda.